tempo della dinastia Qing, lungo le coste di Canton, il mare lambiva un paesaggio desolato fatto di aspri pendii rocciosi. Nella zona vi erano soltanto pochi villaggi di pescatori che traevano il loro magro sostentamento dai prodotti del mare. La loro vita già dura era resa ancora più difficile dalla prepotenza di alcuni avventurieri che, approfittando del loro stato di miseria, li avevano sottomessi tagliandoli sotto la minaccia continua di rappresaglie. Questo stato di cose perdurava ormai da molto tempo e tutti sembravano esservi rassegnati senza trovare la forza di reagire. Ma un giorno, in uno di questi piccoli villaggi, qualcosa di nuovo avvenne. Molto onorato, signore. Li hai i soldi? Paga. Certo, li ho qui pronti. Ecco qua. Questi sono gli interessi, come d'accordo. Di. E quelle galline? Sono le mie, signor Wong. Tu, eh? Mi sento la gola secca. Dammi le galline. Le venderò per comprarmi da bere. Su, prendetele. Cosa? Le galline no, le mie galline no, lasciatemi le galline. No, no, vi prego, vi prego. Basta, vecchio. Oh, povero. Basta. Povero me. E poche storie. Dovresti sentirti onorato. Largo, largo, muoviti. Via. Lasciateci passare. Largo. Avanti, straccioni. Su, no, vieni qui a passare. Lasciami stare, vi prometto che vi ridaremo la barca, non appena avremo i soldi per rimborsarvi il debito. No, sì, no, così, ti voglio subito, no. Se no vi porto da signor Wong, è chiaro? No, no, cammina, no, cammina, Wong, no, prego, per carità, muoviti, vieni con noi. Lasciami, su, vieni con me da signor Wong. Ancora un po'. Ah, che storia, muoviti, adesso, no, muoviti, lasciami, andiamo, lasciami, su. No. Ochai, guarda laggiù, quello ce l'ha con la ragazza. Vedo, ora ci penso io. Aspettami. No, come faremo a questo mare? E tu chi sei? Io sono Pochai. Questa la pagherai cara. Tornatevene a casa. Sì, certo. Grazie. Grazie. Hey! I had a... Hey! 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 H
stavi scappando. Senti un po'. Allora, dove sono i soldi che mi devi? Ti prego, signore, abbi pietà di me. Ti restituirò tutto quello che ti devo tra qualche giorno. Come sì. Sarebbe a dire? Basta. Li voglio per domani. E se non vuoi altri guai, dovrai pagare, intesi? Sì, sì. Chiaro? Certo, signor Walsh. No, oggi non posso pagarti, ho mia moglie amata. Ho dato tutto al mondo. No. Su, guardala. No, no, ti prego, lasciami stare, signore. Ti giuro che è verità. No! Wong è di nuovo all'opera. Non se ne può più di quel prepotente. Lascia stare, pensa al lavoro. Pesce fresco, avanti, guarda il pesce. Comprate. Marco! Pezzente. E tu? Lo paghi? Sì, subito. Ecco il denaro. Oh, finalmente uno che paga. Ehi. Eh? Guarda. Oh, è stato pescato stamattina? Certo, signore, la barca l'ho appena scaricato. Prego, signore, è prestissimo. Pesatemele bene. Mi raccomando. Vanno bene? Sì, sì. Molto grazioso. Avviciniamoci, eh? Canarini! Chi compra canarini? Ah, bene, bene. Che pesci sono? E qui c'è un po' di tutto. Ah, comprese due sirene. Sono in vendita. Eh? Anche i merluzzi non mancano qui. Sì, ma io preferisco le sirene. Già, ma quelle non sono in vendita. Ah, è così. Ma è una questione di prezzo. Io potrei pagare molto bene. Eh? Basta con i discorsi. Vattene da qui. Ma potrei essere un buon cliente. Se io volessi, potrei comprare anche tutto il vostro banco. E allora quanto ne vuoi? Per ora due piccole sirene. Non vi va l'idea? Non ci va affatto. Se fossi in voi ci ripenserei. Per due sirene sarei disposto a fare pazzie. Che ne dite? Non sei che un lurido maiale. Tieni. Quelle due smorfiose. Come osano trattarti così? Sotto voi. Boccia, cosa c'entri tu con loro? Affari miei. Fai l'arrogante? Adesso te ne pentirai. Sotto. Addosso! Se ti provi un'altra volta, ti ucciderò. Fila! Va! Sì, sì, sì. Ma che fate? Andiamo, andiamo! Via. Se la meritava una buona lezione. Swing, ti sei fatta male? No, poi c'hai. Shawa, quando torna tuo fratello? Tornerà fra due giorni. Bene, non vedo l'ora di rivederlo, lo sai. Swing,
Come stava mia madre quando l'hai lasciata? È in gamba, nostra zia. Il dottore ha detto che non ho più bisogno di cure. Zwing. Sì, zia. Come va al mercato? Lasciamo stare, zia, è talmente... talmente disastroso, sai? Dimmi, cara, che cos'è che non va? Mentre io e mia sorella stavamo al mercato, è arrivato Wong, quel lurido servo di Tiger Shan, prepotente come al solito. Per fortuna è arrivato nostro cugino Po Chai. Senti, zia, forse siamo state un po' imprudenti. Avete fatto benissimo. Gente di quella risna è ora che la smetta di compiere ogni sorta di prepotenze nel villaggio. Po Chai, tu e mio amico Lo Shan e mio nipote Chan Ken siete forti e coraggiosi. Dovreste unirvi e farla finita una volta per tutte contro quel bandito di Tiger Shan e i suoi uomini. Madre, non devi preoccuparti. Se ricominciano a darci fastidio, li metteremo a posto noi, te lo prometto. Bene. Ai. Oh, questa schiena. E Chan Ken? Sono almeno 2 giorni che non lo vedo. Sai dove è andato? È fuori con la barca, sul mare. Ah, sì. Non vedo l'ora che torni da me e dalle sue sorelle. È così caro. Sì, mamma. Lui e le sue sorelle sono stati allevati in questa casa quando il mare si prese i loro genitori. Fu una tempesta ad ucciderli. Zia, lo sai, quelli che sono rientrati hanno detto che Chan Ken è stato fortunato. Ha riempito la barca di pesce. Questa volta guadagnerà un mucchio di soldi. Sono contenta. Se le cose seguitano così, non dovremo più chiedere niente a quei luridi strozzini. Ken, visto, Tiger Shan ha mandato i suoi uomini ad attenderci. Sii prudente. Mm-hmm. Ehi. Andiamo. Salve, Wong. È un piacere per me incontrarti al mio ritorno. Già. Chan Ken, sai, dal villaggio dicono che hai fatto un'ottima pesca. È la verità? Sì, questa volta mi è andata bene. Allora potrai pagare Tiger Shan. Arrivo adesso. Dammi almeno il tempo di vendere il pesce. Fra un paio di giorni spero di restituirvi il denaro, compresi gli interessi. Siamo intesi? Intesi un corno. Sono solo un paio di giorni. Allora, va bene per i 2 giorni. Però sta attento, che Tiger Shan non scherza. Sta tranquillo, manterrò la mia promessa. Andiamo. Chan Ken! Chan Ken, fratello, bentornato. Chan Ken! Finalmente! Oh, bentornato. Fratello, sono felice di rivederti. Dov'è Po Chai? Sta per arrivare, insieme a Lo San. Bene. Senti, Wong è venuto qui per chiederti i soldi. Sì, sorella, è proprio così. Tu non lo sai cos'è successo ieri al mercato. Le abbiamo dato una di quelle lezioni che se la ricorderà per un bel pezzo. Davvero? Proprio. Andiamo! Adesso saliamo a bordo. Ah, sì,
Chang'an! Ascolta. Cosa? La tua proposta non vale. Voglio quei soldi e li voglio subito. Ma poco fa mi avevi accordato 2 giorni di tempo. 2 giorni, non ti accordo un bel niente. Vuoi spiegarmi il perché? Il perché? Chiedilo a quel perché. Se non mi... Sentite, se gli avete fatto qualcosa chiedetegli scusa. Io non lo faccio, neanch'io. Ma se tu non lo fai, quello ci sequestra tutto e perderemo il ricavato di tutta la nostra pesca. Avanti, sii gentile con lui. Chang'e, lo farò io se vuoi. Signor Wong. Sì? Sono spiacente, le assicuro davvero. Ma certo. Non credo che quello che è successo al mercato ieri sia... sia così grave da turbare i nostri buoni rapporti. Su, dimentichiamo tutto, giusto? Se mi avessi parlato così un po' prima, non mi sarei arrabbiato. È meglio sederci. Perché stare in piedi? Sì. Sì, molto gentile, sei molto gentile. Prego. Va bene, se lo vuoi mi riposerò un po', eh? È molto comodo quel sedile, vero? Ah, sì. No! Aiuto! Aiuto! No! Questo scherzo vi costerà caro. Via, addosso. Padrone, padrone. T'ho mandato qui a riscuotere. E non a fare il bagno. Come? No, ma loro si sono rifiutati di pagare e mi hanno buttato in acqua, padrone. Così abbiamo reagito. Sei stato un vero sciocco. Ora chiederai scusa. No, vi prego, vi prego. Avanti, obbedisci. Sì. Sì. La colpa è stata mia. Vi chiedo mille scuse a tutti quanti. Scusatemi. È un vero sciocco. Non conosce le buone maniere. Vogliate perdonarlo? Per me è già tutto dimenticato.
Per il debito provvederò al più presto, gliela assicuro. Non c'è nessuna fretta. Potrai pagarmi con comodo. Anzi, questa sera darò una festicciola e sarei lieto di avervi come ospiti graditi. Verremo qualcosa insieme. Siamo intesi, eh? Allora, a stasera, eh? A stasera. Mi chiedo perché Tiger Shan è diventato così gentile. Si sarà accorto di aver sbagliato. Comunque, stasera andremo ugualmente alla festa. Ma certo che ci andremo. Alla vostra salute. Grazie. Bevete, bevete pure. Alla salute. Prego, prego, mangiate. Prendete quello che volete. Siete giovani, ma molto in gamba. Specialmente nel Kung Fu, eh? Veramente in gamba. Già, è proprio così, è vero. Troppo gentile. Non meritiamo tanto, signore. Invece sì. Beh, allora, un'altra bevuta, eh? Sì, grazie. Il vostro mestiere di pescatori deve essere molto duro, eh? E anche pericoloso. Oh, certo. Già. Già. Sentite, che ne direste di lavorare insieme a me? Vi pagherei bene. Non vi va l'idea? Rispondete. Eh? Allora. Questa è un'ottima offerta. Molto meglio della pesca, eh? Noi siamo molto orgogliosi del nostro mestiere. Chanken. Beh, è molto tardi e sarà meglio che andiamo. Grazie ancora della piacevole serata. Buonasera. No, un momento, non ci avete detto ancora le vostre condizioni. Dove andate? Tornate indietro. Ragazzi, ma quei tre sono degli imbecilli. Eh? No, dicevo che sono degli ingrati. Ah. Se dipendesse da me, gli darei proprio una sonora lezione a quegli impudenti. Ho già una certa idea in proposito. Eh? Di che si tratta? Ho comprato un po' di merce da Qiang e gli uomini di Qiang sono molto forti nel Kung Fu. Quando saranno arrivati, non credo che Po Chai possa cavarsela facilmente con loro. Quella è gente che non scherza. Bene, ma la merce che cos'è, oppio? Vale un sacco di soldi. Già. Ma quella è una droga terribile, eh? Certamente. Quando qualcuno ha preso il vizio dell'oppio, non ha più fame. Digiuna, fino a morirne. Ma se la droga viene presa a piccolissime dosi, dà una forza tremenda. Davvero magnifico. Ecco Qiang. Già, già. Che tu sia il benvenuto, Qiang. Sarò lieto di ospitarti. Accomodati. Prego. Guarda, sembrano ubriachi. Sono più fantasmi che uomini. Non capisco che c'entrano con Tiger Shan. Ma che cosa ne so io? Piuttosto, perché non andiamo a bere? Giusto, mi è venuta una gran sete. Bene. Andiamo. Avanti, avanti. Prego. Sedetevi pure. Grazie. Gradite una tazza di tè? Vi faccio servire subito. Eh? Grazie, sei molto gentile. È un vero piacere averti qui con noi, Qiang. Anche per ecco me. Il tè, signore. Ah, prendetene, è di ottima qualità. Ho visto che la gente del villaggio ti rispetta molto. Ah, non mi lamento. Ma ce n'è uno, un pescatore, un certo Po Chai, che mi sta dando dei fastidi. Se doveste imbattervi con lui, state molto attenti. È un tipo svelto di mare. Ma è proprio così? Ti consiglierei molta prudenza.
Che? Ma chi sarà mai questo Pochai? Suteng, Yakan, fate vedere cosa sapete fare. Sì, sì, sì. Vado io. Fermo tu, tocca a me ora. Tu, vieni qua. Dici a me? Sì. Su, vieni. Sì. Stai immobile e chiudi gli occhi. Ah, devo stare immobile? Già. E chiudere gli occhi? Sì. Sì. Adesso puoi riaprirli. Sì. Guardate, no? Oh, no. Quanto sei buffo! Pochai troverà un osso duro. Sono sicuro che riceverà una di quelle lezioni che gli farà abbassare le penne a quel gradazzo. Già. Quando i pescatori avranno assaggiato la nostra roba, ne diventeranno talmente schiavi che pagheranno qualsiasi somma per procurarsi un po' di oppio. E noi ne faremo salire il prezzo e riempiremo le nostre tasche. Certo, e io ti procurerò tutto l'oppio che vuoi. Ora dobbiamo festeggiare il nostro accordo, che ne dici? Ecco, guarda. Guarda, vedi? Carina la ragazza. Divertiamoci un po'. Già. È un bel bocconcino. Ah, sì. Ci proviamo? Ma certo, fate pure, io vi aspetto qui. Andiamo. Ehi, ragazza, facciamo due passi? Che volete? Vieni, bella. E dove scappi? Fatemi stare. Vieni. Carina, fa la brava. Aspettami un minuto, eh. Adesso vado io. Tu fa la guardia.
Ehi! Niente male la fanciulla, lo sai? Già, te la sei spassata. E com'è andata? Fagiolo, amico. Andiamo a bere un goccetto adesso? Ah sì, certo, seguitemi. Ecco, questo è il nostro mercato. Qui si trova di tutto, vedete? Venite, venite avanti. Ma dove si vede? Adesso ci andiamo. Bene. Venite. Prego. Permesso, permesso, lasciatemi passare. Più attento, razza imbecille! Ma che roba è? Sembra sterco di cavallo, accidente. Già. Ah, ma che puzza! Questo è proprio sterco, è roba da vomitare! Ma è terribile! Deve essere merda! Dici davvero? Ah sì! Quel bifolco deve aver votato la sala! Ma che schifo! È vero! Mamma mia, che puzza! Quello l'ho fatto apposta! Sfasciamo tutto, avanti! Ha ragione Wong, sfasciamo tutto! Sì. Siamo tutti ragazzi, state tutto a questi maledetti straccioni. Avanti! Forza! Rompete tutto! Vai! Forza! Forza! Passate tutto! Pociai! Pociai! Ascolta! Ascolta! Al mercato è successo un pandemonio! Cosa hai detto? Wong con due contrabbandieri hanno fracassato i nostri banchi al mercato! Ah sì? Andiamo subito a bere! Vieni! Guarda! Era tutto quello che avevo! Povero me, ormai sono rovinato. Tutta la mia merce è andata perduta, mi hanno distrutto tutto, quei delinquenti! Come farò a vivere? Come farò a vivere? Su, su, Pociai, bisogna fargliela pagare. Certo. Sicuro, sono delle carogne. Sì. Dobbiamo fare qualcosa, Pociai. Povero me. Swing. Wong è venuto qui insieme a due stranieri. Sono certamente dei banditi. Quella è gente pericolosa. State in guardia. Non ci fanno paura. Giusto, mia sorella ha ragione. Pociai, tocca a te deciderti a far qualcosa. Parla. Di, non hai nessuna idea? Shanken, prima pensa a vendere il pesce, poi penseremo al da farsi. Corri alla barca. Certo, hai ragione. E benvenuto, si accomodi, signor Wong. Allora, che cosa devo ordinare in cucina? Portami una ciotola di spaghetti. Sì? Ho appetito. Ah, certo, subito. Presto, gli spaghetti. Sì. Signor Wong, quella droga che abbiamo comprato ci ha fatto molto bene, ci ha ridato vita ed energia. È veramente un toccasana. Sì, te l'avevo detto qui.
Non lo sapevi? Te l'avevo detto. Meno male che costa così poco. E se è possibile, ne vorrei comprare dell'altra. Però il prezzo non è più lo stesso. Ah, sì? Soltanto un allenamento? Certo, Pociai lo prende molto sul serio. Mi ha mezzo slogato una spalla. Un giorno o l'altro gliela faccio pagare, te l'assicuro. Basta così, riposatevi un... Pociai, come mai noi due non riusciamo mai a battervi? Alla pazienza. Ancora un po' di allenamento e sarete a posto. Sì, però anch'io avrei da insegnarti qualcosa. Sta attento! Che fai? Dietro! Smettila! Dietro! Brava! Brava! Qualcosa so fare anch'io! Swing! Difenditi se ci riesci! Vergogna! Ti lasci battere da una donna! Hai fatto, non mi prendi! Corri, sei un uomo, una lepre! Che succede? Hai visto? Pociai sta scappando. Già. Conosci ancora il mio kung fu? E hai proprio ragione. Guarda qua. Mi dispiace di averti fatto male, cugino. Intendevo solo scherzare. Però sei brava. Alzati su. Ah. Hey, Swing, quando ci si mette non scherza, Devi ammettere che ti ha battuto. Va bene, lo ammetto, lo ammetto. Adesso riprendiamo. Andiamo, su. Ma non guardi dove cammini. Oh, scusami, scusami, scusami. Dove stai andando così di fretta? Sto andando da signor Wong. Lo sto cercando anch'io. Ah. Oh. Eccolo là che arriva. Buongiorno, signor Wong. Ecco, questo è un braccialetto di mia moglie. Lo vorrei cambiare con la medicina della lunga vita.
Tutto qui? Beh, il resto potrei pagarlo a poco, con gli interessi se occorre. Va bene, puoi entrare. Tu. Cosa? Fagli strada. Oh, vieni. Grazie, grazie tante. Un momento. Sì? Tieni d'occhio la porta e non far entrare nessun altro. Bene. Signor Wong, ne vorrei un poco anch'io. Con che paghi? Con questi. Straccione, va al diavolo, sparisci! Shawa, che cos'è? Perché sei così pensierosa stamattina? Sono preoccupata per la gente del villaggio. Vanno tutti da Tiger Shan e la sua banda per procurarsi quella maledetta droga. Ben presto cadranno tutti in miseria e l'oppio finirà per ucciderli. Ehi. Zmingli, hai visto quel battello? Sono parecchi giorni che è alla fonda. Tu che ne pensi? Quello è il deposito dei contrabbandieri. Ci tengono la droga? Credo proprio di sì. Ci sono due donne a bordo. Prendiamole.
Adesso cerchiamo l'oppio. Sì. Twing, ce ne sono delle casse intere qui sotto. Prendiamole. Sì. Hai visto? Avevo ragione. Bisognerebbe distruggerle. Sì, ma come? Sono troppo pesanti. Non ce la faremo mai a portarle a terra per incendiarle. Non sarebbe prudente. Attireremmo l'attenzione di tutti. L'unica è buttarle a mare. Cosa ne pensi? Va bene. Ascolta, padrone, io non... Sta zitto! L'oppio è sparito! Accidenti! Tiger Sham! Eh? Ascolta, a me non importa un accidente se quelle casse d'oppio sono sparite. Io voglio che tu mi paghi quello che mi devi. La roba l'ho consegnata. Ah, vuoi i soldi? Proprio così. Certo, Chiang, ti pagherò. Wong. Eh? Tu non sai chi può essere stato. No, io non so proprio. Io sono certo che... Eh già, Po Chai, soltanto lui può essere stato. Ah, Po Chai hai detto? Mm. Senti. Cosa? Com'è che gli uomini ancora non si vedono? È l'ora di partire. Credo che si siano tutti riuniti su, alla Casa Rossa. Come? Alla Casa Rossa? Sì. A fare cosa? Non so. Lo so io. Si riuniscono lì per fumare l'oppio. Credono che sia una specie di medicina. Che cosa hai detto? Credono che la droga gli dia più forza, che li aiuti dando loro energia e che presa a piccole dosi possa allungare la loro vita. Scommetto che tutto questo è opera di Tiger Shan. Chang Ken. Ken, stai attento! Shaoha! Po Chai, sono qui! Come mai non siete fuori a pescare? Dov'è tuo fratello? Deve essere andato a cercare gli uomini, verso la Casa Rossa.
Si sono riuniti là per fumare l'oppio. Ciao, non muoverti. Cerco di raggiungerlo. Può darsi che abbia bisogno di me. E dobbiamo sbrigarci. Chan Ken ci aspetta alla barca. Già. Fermo, dove vai? Non si passa. Largo. Sta indietro. Indietro, ho detto. State impestando il nostro villaggio, ma giuro che ve ne pentirete! L'hanno conciato male, l'ho salvato per miracolo. Presto, portiamolo in. Bisogna distenderlo. Sì. Attenzione. Mettiamolo là. Piano, piano. Chan Ken, puoi parlare? Io. Credo che sia piuttosto grave. Fratello!
fratello. Fratello! Bocciai, chi l'ha ridotto così? Uno di quei contrabbandieri. Ora se la vedranno con me quei banditi. Aspetta, non è prudente che tu vada da solo. Voglio affrontarli, non mi fanno paura. Ora pensiamo a lui, è molto grave. Guardalo. Wong, parla, chi è stato ad ucciderlo? Mi hanno detto che è stato Pochai. Che aspettiamo? Ce ne stiamo qui a guardare? Uccidili tutti, Chan. Su, seguiti, cerchiamoli. Avanti. Forza! È Lo San. Sotto, andiamo! Fermo! Ah, sei in trappola, amico! Che cosa volete? Eh? Cosa vogliamo? Tiger Shan vuole vederti subito. Vuole parlarti di una certa cosa. E perché? Perché, dici? Non fare lo scemo! Lo sai bene cosa avete fatto dell'oppio che stava sul battello. E ad uccidere Yakan, chi è stato? Non verrai a dirmi che non sai niente neanche di questo. Bocciai l'ha fatto per difendere Chanke. Ah. Dunque lo ammetto. Prendetelo. Fermi, non ti disturbare, amico bastone. Guarda. Andate a chiamare subito Lo San. Presto, presto. Non c'è più tempo da perdere. Meglio che tu vada a chiamare il dottore. Sì, corro. Thank you.
Ho un'idea. Tu corri alla barca. Sì. Io guardo al mercato. Bene. Avete incontrato Mussan? Sì, l'ho visto andare verso il mercato. Verso il mercato? Bene, grazie. Thank you.
chi sei? Dimmi, tuo figlio si chiama Pochai? Sì, gli è accaduto qualcosa. No, 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 ma adesso tu devi venire con me. E perché? Io non ti conosco, aspetterò mio figlio. Eppure verrai. Avanti. No. Poche storie. No, ho detto. Vada, eh. No, no, non cammina, voglio venire. Lasciami, cammina, lasciami. Oh, sbrigati, non ho tempo da perdere. Non vieni con portarmi. Me. Lasciami. Maledetta. Lasciami. Pochai, Pochai. Adesso ti faccio vedere io. Mordi, eh. Pochai. Pochai. Junkin! Junkin! Avanti! Vieni via! Vieni qui, smetti! No! No! Pochai! Pochai! Cammina! Presto, dottore, da questa parte. Ecco qui, venga. Prego. Venga, prego. Junkin! 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 Madre! 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 Sapete dov'è mia madre? Noi no. Lo sanno, è stato ucciso. Pochai, ascolta, ho visto Wong che trascinava via tua madre. Cosa? Corri al villaggio, presto! Tua madre a prendere il tè qui a casa mia. Quindi non vedo proprio il motivo di tanta confusione. Voglio vederla. Certo che potrai vederla, Pochai. Ma prima dovrai risarcirmi del danno che mi hai procurato portandomi via l'oppio. Cosa? Ma di che stai parlando? Non lo sai, questo è molto strano. Vorresti sapere dove si trova, eh? Lo so io dov'è. Allora parla, ti ascolto.
Te lo dirò se libererai mia zia. Ma certo. Appena avrai detto la verità, la libererò. La droga si trova in una grotta, vicino alla costa. So di che grotta parli. Adesso è tutto chiaro. Wong. Sì? Porta qui la madre di Pochai. Sì. Ancora un istante e sarà qui. Allora, cosa aspetti? Voi! Madre! Madre! Dio! Maledetti! Maledetti! No, Dio! Non siete altro che delle carogne schifose. Che cosa vi ha fatto di male questa povera vecchia? Non avete pietà per nessuno, per nessuno. Con la droga avete ridotto l'intero villaggio alla miseria, alla disperazione. Che siete maledetti! Cane! Miserabile! Adesso a te, fatti avanti. Sì,
No. No. Ti prego, risparmiami, Pociai. Ti pagherò. Ti darò tutto quello che vorrai. Potrai comprarti una nuova barca. Ti chiedo perdono. Farò tutto quello che vuoi. Abbi pietà, Pociai. No, no. Risparmia la mia vita. Carogna! No! No! Pociai, difenditi! Look!